Prega lavoro, con me. questo lavoro c'è anche una grande bellezza, che è una disciplina incredibile per il nostro ego, perché da un lato non si può fare il trader se non hai ego, ma ti devi sentire un po' figo, anche perché se non ti senti figo te, non te lo dice nessuno, eh. Però il confine fra l'ego, che è la degenerazione di una buona autostima, e l'autostima è sottilissimo. Ma l'autostima non è soltanto dirsi in maniera un po' chi ha gni e fotti andrà tutto bene, perché quello sono grida di disperazione. Andrà tutto bene col colore dell'arcobaleno, sono grida di disperazione. È come dire: Signore, ti prego, tirami fuori dai guai. E chi non ha pregato Dio? Un ipocondriaco come me, poi ne parliamo. Al tempo stesso, bisogna avere non speranza, la speranza è l'anticamera della perdita, bisogna avere una ragionevole fiducia. Fiducia. Io lavoravo in banca e non ero molto sveglio perché non avevo fatto ragioneria. E quindi il primo anno mi bullizzavano perché non sapevo tenere i mastrini, eccetera, eccetera. Lavoravo a Firenze, Livorno. E allora quando ogni tanto faceva arrabbiare il direttore dello sportello perché non quadravo la sera e quindi rimanevo fino alle 6:30 a quadrare la cassa cambiali, la cassa ricevute, la cassa ordinaria. Mi pagavano lo straordinario, ma in realtà ero io che avrei dovuto pagare perché non ero capace. E ogni tanto mi prendevano e mi mandavano in trasferta. E quindi da Firenze partivo e giravo l'Italia con una borsetta, con i treni. Ed era una vita anche abbastanza triste, però mi davano tanti soldi. E io con quei soldi tornavo a Firenze, alla ex vecchia Feltrinelli, si chiamava Libreria Marzocco, e ci compravo libri di contabilità, di analisi di bilancio. Se io ti dicessi che adesso sono bravissimo a leggere i bilanci, così, io li leggo così. Ho fatto il consulente aziendale e nonostante che mi chiamino dottore, io non sono laureato. Perché? Perché ho sempre avuto fiducia e mi sono sempre ricordato delle persone che nei momenti difficili mi hanno detto tu ce la puoi fare. Dobbiamo cercarle queste persone, cercarle in tutte le maniere, perché sono le medicine migliori che si possano avere.